Benvenuti, buongiorno a tutti e a tutte. Vi do il benvenuto a questo incontro organizzato da Mondadori Education nell'ambito del progetto La lettura al centro. È un'iniziativa appunto per avvicinare gli autori ai ragazzi, per promuovere la lettura e anche per ricordare appunto che la letteratura che leggiamo nelle antologie scolastiche non è affatto morta, ma ci sono autori, no, tutt'oggi che la praticano con grande passione. E quindi sono molto lieto di darvi il benvenuto oggi a questo evento pensato soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado, e sono molto lieto di dare il benvenuto a Maria Rosa Cutrufelli. Maria Rosa, che ovviamente molti di voi già conosceranno, è una delle scrittrici più celebrate, più lette in Italia, e sono molto contento che abbia accettato di partecipare e di parlare del suo capolavoro, in particolare della Briganta, di un genere che a lei è molto, molto caro, che è quello del genere storico. Volevo spendere solo poche parole su Maria Rosa, prima di lasciarle appunto la parola, per ricordare i suoi contributi alla narrativa e il suo percorso. E volevo, prima di parlare però della sua narrativa, che molti di voi già conosceranno, volevo parlare brevemente del lungo apprendistato che Maria Rosa ha avuto a partire dalla metà degli anni 70, dopo la sua laurea in lettere a Bologna, nel giornalismo impegnato. Maria Rosa ha condotto inchieste, ha fatto interviste, specialmente occupandosi della condizione femminile, nel Meridione in particolare, una realtà che le è cara, le è affine. Maria Rosa, ricordo, è nata a Messina, anche se poi ha studiato a Bologna, insomma, poi vive a Roma, quindi percorso molti luoghi diversi in Italia, però si è occupata a lungo della questione meridionale, ma anche e in particolare della questione femminile. Ha collaborato a riviste femministe come Noi Donne, ha scritto per Terzo Mondo, ha fondato nel 1990 Tutte Storie, che per 10 anni ha proposto narrativa, era una rivista che proponeva narrativa femminile, e a lungo si è occupata di questioni come la disoccupazione femminile nel Meridione. Ricordo un titolo come Disoccupata con onore del 75, Operaia senza fabbrica del 77, ma si è occupata anche di Prostituzione con Il cliente, che era un libro inchiesta molto interessante, pubblicato nell'81, e anche appunto di condizione femminile a livello anche culturale, sociologico. Ha scritto nel 74 L'invenzione della donna, miti e tecniche di uno sfruttamento, e poi ha scritto anche saggi storici molto importanti, di cui parlerà lei stessa, credo, tra poco, quando affronteremo il discorso della Briganta. E proprio questo retroterra, questo suo impegno, questa sua militanza giornalistica e letteraria, ma anche storiografica, l'ha portata a debuttare nel 1990 nella narrativa con La Briganta. Chiederei, se è possibile, mostrare la prima slide che abbiamo, con alcune copertine dei romanzi di Maria Rosa Cutrufelli. La Briganta, edito nel 90 e poi ripreso da Frassinelli nel 2005. Ma anche vorrei ricordare La donna che visse per un sogno, perché è stato un romanzo importante, è stato anche finalista al premio Strega, pubblicato nel 2004, anche questo di impronta storica. Ma volevo anche dire che, anche se Maria Rosa è famosa per essere una scrittrice di romanzi storici, non è solo un genere esclusivo per lei, perché un romanzo come Complice il dubbio, per esempio, già del 92, poi ripreso nel 2006 da Frassinelli, è un noir, un thriller. Maria Rosa ha scritto anche sulla mafia, con Canto al deserto, ha scritto romanzi di formazione come Il paese dei figli perduti. Ma se possiamo mostrare la successiva slide, ovviamente vediamo che nel suo percorso Maria Rosa ha sempre privilegiato in qualche modo il romanzo storico. Bambini della Ginestra è ancora incentrato su un episodio storico del secondo dopoguerra. Il Giudice delle donne, un romanzo ambientato all'inizio del Novecento, molto bello. Ma volevo chiudere la mia presentazione con L'isola delle madri.
L'Isola delle Madri è l'ultimo romanzo di Maria Rosa e in realtà è un romanzo di fantascienza molto interessante che forse aprirà un nuovo filone nella narrativa di Maria Rosa Cutrufelli. Ma è vero che oggi parleremo della Briganta, parleremo del genere forse più affine a Maria Rosa Cutrufelli e appunto proprio per questo lei stessa ha accettato di partecipare a una antologia edita da Einaudi Scuola quest'anno che si intitola A casa degli scrittori, è un'antologia di Giulio Guido Rizzi, Angelo Roncoroni e Beatrice Galli. Maria Rosa ha accettato di promuovere, di diciamo sponsorizzare, prendere come a testimonial il genere del romanzo storico, così come altri autori contemporanei hanno partecipato promuovendo e adottando un genere a loro affine. E appunto, tornando a parlare del genere storico e della Briganta in particolare, volevo chiedere, lasciando la parola a Maria Rosa, come è nato questo romanzo straordinario, un romanzo breve, intenso, su questa figura di una briganta che nell'Italia post-unitaria sceglie un po' anche per esigenza, perché si rende... compie un omicidio per disperazione, quindi ovviamente si dà la latitanza, ma sceglie anche consapevolmente il brigantaggio. Margherita è la protagonista del romanzo, narrato in prima persona, e ricorda dal carcere dove è confinata all'ergastolo la sua esperienza di brigantaggio nel 1861, 62, 63. E volevo chiedere a Maria Rosa come è arrivata alla Briganta e come è nato il romanzo e come è nato questo personaggio. Grazie Matteo Billeri e buon pomeriggio a tutte e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Per raccontare come è nata la Briganta devo fare un passo indietro, perché la Briganta, come ricordava Matteo, è del 91, mi pare, o 90-91, e mentre invece molti anni prima io avevo scritto un saggio storico sull'Unità d'Italia. E quando scrissi questo saggio, magari potremmo anche far vedere la slide con questo reperto archeologico. Quando scrissi questo saggio avevo 24 anni, che di solito è l'età della laurea, infatti anch'io mi sono laureata a quell'età, e quindi tutti pensavano che fosse la pubblicazione della mia tesi di laurea. Non è così, perché io invece mi sono laureata sulle strutture del romanzo in estetica, quindi era tutta un'altra, era una storia parallela. Però nel frattempo avevo scritto questo saggio, perché, dato che io non ero neanche una storica, appunto studiavo estetica all'Università di Bologna con Luciano Anceschi, quindi... Perché, come ricordava prima Matteo, sono meridionale, sono siciliana, e quelli erano gli anni in cui si usava molto la parola terrona, come era un marchio d'infamia che io sentivo molto, lo sentivo sulla mia pelle. Quindi a un certo punto ho avuto proprio il bisogno di riappropriarmi di una storia mal conosciuta che mi apparteneva. Volevo andare all'origine del perché di questo terrona che marchiava gli emigranti interni, perché allora l'emigrazione era soprattutto interna, e quindi controllare anche se era vero il mito di questo sottosviluppo originario che marchiava il sud. E vabbè, adesso non vi sto a raccontare cosa dice il mio saggio, però volevo sottolineare che io che questo libro nasce proprio da un mio bisogno emotivo, da un bisogno psicologico. Perché? Perché mi sono resa conto proprio allora che controllare la storia, cioè controllare la memoria del passato,
fa parte dell'esercizio del potere, sia in senso cattivo che in senso buono, perché chi ha una storia ha anche un'immagine di sé, ha un'autorevolezza, ha una forza. E quindi ho scrissi questo libro per riappropriarmi di una immagine di me. Però poi passano gli anni, io faccio molte cose. C'era qualcosa di irrisolto. Non ero contenta che mi fossi fermata al saggio storico. C'era qualcosa che volevo ancora dire, ma che non potevo dire sotto forma di saggio. Ed era qualcosa che si legava alle foto delle brigantesse che io avevo messo nel saggio. E anzi, se potete mandare le slide, così le possono vedere tutte. E vi rendete conto, appena le vedete, che sono foto che già smentiscono lo stereotipo della donna meridionale, chiusa in casa. Sono donne con un fucile in mano oppure una pistola, però con atteggiamento disinvolto. E però c'è anche una foto terribile, voi la vedete, ed è di una brigantessa uccisa dall'esercito italiano. E fotografata nuda, questo nell'Ottocento. Questo significava proprio una volontà di disumanizzare il nemico che era il contadino del sud, perché il grande brigantaggio politico fu una rivolta agraria, e queste erano contadine, contadine del sud. Quindi, questo era in quel momento il nemico dell'esercito dell'appena costituito Regno d'Italia. E allora io ho sentito anche questa volta la necessità, il bisogno di raccontare queste donne, ma raccontandole non più nella forma del saggio, che per me era diventato una costrizione, ma in una cosa che mi era più congeniale, narrandole, utilizzando la forma della narrazione. Però c'era un problema che all'inizio mi sembrò quasi insormontabile, perché allora, prima Matteo Billeri diceva appunto che un piccolo libro non è un romanzo molto corposo, no? Eppure pensate che questo, che è il più piccolo dei miei libri, però è quello che ci ho messo un'eternità a scriverlo, ci ho messo, pensate, 10 anni, 10 anni. Perché? Perché non riuscivo a trovare la voce giusta. Intanto non volevo fare un romanzo storico tradizionale dove c'è la voce narrante in terza persona, insomma, ero abbastanza stufa, non amavo la forma tradizionale del romanzo storico, lo volevo più vicino a me, volevo sentire il mio bisogno in prima persona dentro quel libro, però con quale voce narrare? Allora, come vi dicevo prima, tutte queste donne sono contadine dell'Ottocento del Sud. Per me era quasi impossibile parlare in prima persona con la voce di una contadina dell'Ottocento del Sud. Finché a un certo punto è successo che leggendo, documentandomi, sono incappata in una storia che raccontava di una donna della borghesia meridionale, quindi colta, che sapeva leggere e scrivere, che per una sua tragedia personale si unisce a una di queste bande del grande brigantaggio politico. E allora ho detto, vabbè, questa donna fra l'altro è un'assassina, però in qualche modo la sua voce la sento più mia, perché è una donna che sa leggere, è una donna in cui posso in qualche modo ritrovare una
è più autentica, me ne posso appropriare, posso dire io, posso usare la prima persona singolare. E quindi ho cominciato a scrivere. Mi sono molto, neanche devo molto, anche lì sempre una scoperta, ho scoperto un diario, il diario di un capobanda meridionale, ovviamente, Carmine Crocco Donatelli, che in carcere, che non essendo lui un contadino, non sapeva né leggere né scrivere, però aveva dettato le sue memorie a chi? A uno storico. Che però era uno storico particolare, cioè non era interessato solo ai fatti, ma ai sentimenti di chi li viveva quei fatti. Ecco, allora a sto punto ho trovato davvero la svolta, finalmente mi sono potuta mettere a scrivere. Grazie Maria Rosa. Volevo, scusami, posso solo intervenire per dirti appunto che dietro a ogni tuo romanzo, come avevi rammentato, no, c'è una grande documentazione. Tu hai detto che La Brigante appunto è un piccolo libro, io avevo detto che è un romanzo breve, sì, ma ovviamente è anche un romanzo molto intenso, molto denso, no, e ricco anche di avvenimenti e di anche ricordi e ricostruzioni, no? Ma per esempio, se uno pensa a un altro romanzo come quello appunto, se possiamo mostrare le slide di nuovo, volevo tornare sulla copertina della donna che visse per un sogno, che è un romanzo del 2004, finalista al premio Strega, anche questo storico, narra, si concentra sugli ultimi mesi di vita di Olympe de Gouges, l'autrice nel 1791 di una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Anche per questo romanzo hai fatto una lunga ricerca, perché nei ringraziamenti tu dici che ci sono voluti molti anni e che ci sono state tante persone e istituzioni e biblioteche che ti hanno aiutato nella ricerca. Per cui collegandomi a quello che dicevi sulla Briganta, su come è nato la Briganta e anche su come è nato questo romanzo, ma anche tutti gli altri tuoi romanzi storici, volevo appunto chiederti se puoi parlare un po' di come il romanziere, in particolare il romanziere storico, si prepara, no, alla scrittura di un romanzo. Allora, devo precisare una cosa, mi corre l'obbligo, come si suol dire, di precisare una cosa, cioè che c'è sempre bisogno di documentarsi, non solo se Certo, sì. scrivi di storia. E voglio fare un esempio. Allora, io ho scritto, tu dicevi, i bambini della ginestra, l'hai Sì, rammentato, forse possiamo far possiamo vedere tornare alla alla slide con i diapositiva, sì, bambini della alla ginestra. slide, Allora, sì. è vero che questo è un libro che racconta un evento storico, cioè la Sì. strage di Portella della Ginestra, che viene considerata dagli storici come la prima strage di Stato. Quindi è chiaro che ho dovuto fare una ricerca di tipo storico. Ma non basta, questo Certo. non basta perché. Allora, lì io non volevo, non è, a mio parere è sbagliato dire che è un romanzo storico, Sì. perché è un romanzo sul trauma. Cioè, io volevo scrivere un romanzo su come i sopravvissuti a una così grande tragedia come appunto una strage, soprattutto, insomma, in particolare se sono bambini, come crescono, con quali sentimenti, con quali bisogni. E allora mi sono dovuta leggere, informare sopra quello che viene chiamato in gergo la sindrome da stress post-traumatico. Quindi non solo ho ascoltato tutte le testimonianze dei sopravvissuti,
di quella strage, ma anche di altre stragi che purtroppo nel nostro paese pare che non manchino mai, no? Tant'è vero che i familiari dei sopravvissuti, i familiari dei sopravvissuti, ad esempio della strage di Bologna, hanno fatto un'associazione, non solo loro. Ci sono le associazioni dei sopravvissuti e dei familiari dei sopravvissuti che in qualche modo sono come, non sono soltanto, cosa fondamentale, una ricerca di verità e di giustizia, sono anche una maniera di cura della sindrome dello stress post-traumatico. Quindi io mi sono voluta, voluta, documentare non soltanto su quello che è avvenuto, ma sopra la natura dei sentimenti che un fatto del genere induce, provoca. E quindi, e questo però è vero anche per qualsiasi libro, sia che tu racconti, che ne so, hai bisogno anche se il tuo racconto è sulla contemporaneità, tu però hai bisogno di capire se la strada in cui ambienti un determinato fatto, com'era, com'è oggi, come hai bisogno, la documentazione è una caratteristica fondamentale e un ingrediente da cui qualsiasi narratore, a mio parere almeno, non può prescindere. Per quanto riguarda Olympe de Gouges, è un libro a cui tengo moltissimo, perché è un libro, dunque, intanto racconta di una donna a cui dobbiamo molto. Tutte le donne sono debitrici nei confronti di Olympe de Gouges, perché è stata la prima nella storia a osare qualcosa che prima non era mai stato osato, cioè a dire che nella parola lei mise in discussione la carta dei diritti del cittadino, e disse che il cittadino di cui si parlava nella Rivoluzione francese era effettivamente solo cittadino, cioè maschio, che non comprendeva le donne, e invece le donne fanno parte della cittadinanza, fanno parte dell'umanità, e lei scrisse appunto la carta dei diritti della donna e della cittadina, cosa che non piacque molto ai suoi compagni rivoluzionari, tant'è vero che Robespierre la fece decapitare. Quindi abbiamo, cioè, nessuna donna prima di allora aveva detto questa cosa, che le donne fanno parte dell'umanità, viva Dio. È un personaggio talmente grande che, insomma, io ho avuto un po' paura ad accostarmi a lei, perché avevo paura di tradire il suo pensiero. Ora, il tradimento è inevitabile quando tu narri, in qualche modo sempre tradisci, è un po' come la traduzione, il traduttore o la traduttrice deve sempre un po' tradire per rendere la bellezza di ciò che sta traducendo. Così anche il narratore, quando narra soprattutto di personaggi reali, per renderli vivi in qualche modo li deve sempre un po' tradire. Però io non volevo tradire il pensiero di Olympe, allora mi sono documentata tantissimo andando alla Biblioteca Nazionale di Parigi, dove molte cose, molti suoi scritti sono stati pubblicati, soprattutto in occasione delle celebrazioni dei vari centenari e così via. Però migliaia e migliaia di scritti suoi ancora giacciono lì nell'archivio della Biblioteca Nazionale. Io ho cercato di leggere il più possibile, ma non solo di lei, ovviamente dovevo leggere tutto ciò che riguardava la Rivoluzione francese, che per fortuna
questa è una cosa che mi ha colpito, perché tutti scrivevano durante la rivoluzione e cose molto utili ai narratori, cioè scrivevano diari. I diari sono fondamentali perché ti danno la misura vera di ciò che stai vivendo in quel momento. E quindi ci sono un'infinità di diari. E ce n'è uno in particolare che ho usato per un giochetto che nessun lettore, nessuna lettrice può scoprire, potrebbe scoprire mai se io non lo dicessi. Cioè c'è un diario di un commerciante, tal Celestino, che tutti i giorni, questo è un libro di 300 pagine e oltre, tutti i giorni annotava, allora, oggi piove, oggi c'è il sole, il vento soffiava da nord-ovest oppure da sud-est, la servetta mi ha preparato una zuppa fatta di tali ingredienti, le candele sono aumentate di tot. Poi ogni tanto il diario si interrompeva, c'era come una figurina, e dice: è passato il carretto di Sanson, che era il boia, con 9 persone che andavano alla ghigliottina, così come niente fosse fra l'aumento del prezzo delle candele e il vento che soffiava. Allora, però, per me è stato utilissimo, perché l'aumento dei prezzi, cioè, mi ha dato veramente la sensazione della quotidianità. E in più, allora, io mi sono divertita quando nel mio libro trovate scritto: a Parigi quel giorno pioveva, oppure era l'estate più calda da 40 anni a questa parte. Era tutto vero, nel senso che c'era scritto sul diario di questo Celestino. Ora, è una cosa, non è molto importante che scrivere che pioveva, potevo anche scrivere era una bella giornata di primavera, che non cambiava, però invece è bello scrivere una cosa che magari solo tu che lo scrivi sai che è vera, però lo sai, ed è un collegamento che, diretto col passato, che insomma è un divertimento, è un divertimento, sì. L'altro problema della documentazione è però decidere, a un certo punto devi decidere cosa tieni e cosa scarti, perché la documentazione è sovrabbondante, appunto sulla Rivoluzione Francese sarei potuta, insomma, potevo andare avanti per anni e anni e anni, altro che 10 anni della Briganta, per leggere tutto il possibile, non ci sarei mai riuscita. Quindi a un certo punto devi decidere cosa fare. Dici: basta, tengo questo, questo invece non è essenziale. Insomma, quello è un momento, però è una scelta che ti occupa e ti preoccupa. Bene. Mi fa piacere che tu abbia menzionato il tuo confronto con alcuni diari, perché volevo appunto chiederti, ho notato che nella tua narrativa è molto importante la definizione di un personaggio che non necessariamente deve essere un personaggio celebre, no? Cioè la tua narrativa molto spesso si occupa di personaggi comuni, ed è stata anche nutrita, appunto come tu dicevi, dalle memorie, no, che tu hai potuto leggere, di personaggi comuni, a volte di personaggi anche di per sé sfortunatamente marginati dalla storia, con la S maiuscola. Volevo semplicemente tornare ancora alla Briganta, se possiamo rimettere una slide dove avevo raccolto due copertine per me importanti, cioè due romanzi per me importanti, ancora La Briganta e Il giudice delle donne. Il giudice delle donne è uno dei romanzi, secondo me, più belli tra quelli che hai scritto. È un romanzo ambientato nel 1906 e si incentra su un caso avvenuto realmente in Italia, il caso delle maestre elettrici, no? In cui un piccolo gruppo di maestre elementari
ha deciso di chiedere, no, di potersi iscrivere alla lista elettorale e ad Ancona per una decisione del, perché ovviamente avevano avuto ricorso, per una decisione del giudice Lodovico Mortara, per un attimo si è pensato che aveva appunto respinto il ricorso, che queste donne potessero, no, avere il diritto a entrare in quelle liste, e poi tutto questo purtroppo fu revocato. Figure comunque giurisdizionalmente emarginate, no, dalla storia e anche dalla versione ufficiale dei fatti. E il fatto che la tua narrativa si preoccupi molto spesso della questione della condizione femminile, ovviamente anche avevo rammentato il tuo retroterra, anche di militanza giornalistica, di impegno politico in questo senso, e femminista, ma volevo appunto chiederti a livello più generale se puoi parlare meglio su, da dove nasce questa volontà di dare una voce, appunto, no? L'importanza che nella tua narrativa hanno le figure di esclusi dalla storia, o di escluse, se vogliamo, molto spesso dalla storia. Certo, un conto è se scrivi, vuoi scrivere un romanzo su Napoleone Bonaparte, sì. Un conto invece su persone che magari sai che sono realmente esistite, ma che la storia ufficiale non reputa necessario, insomma, che sono ai margini della storiografia mm-hmm. ufficiale. E le donne lo sono per definizione, praticamente. E se tu, anche come narratore o narratrice, scegli un personaggio femminile, che sia realmente esistito o meno, oppure, insomma, cerchi di farlo basandoti sull'idea su com'erano le donne in un determinato periodo storico, non trovi praticamente niente. Ecco, c'è un episodio, una cosa molto carina che ha scritto Edith Wharton, grande narratrice che io amo molto. Lei nelle sue memorie racconta che a un certo punto le era venuto in mente di narrare la storia della sua famiglia, di fare come la storia della genealogia familiare. E allora, mentre per gli uomini, vabbè, non c'è nessun problema, lei averlo trovato, Tizio ha aperto la tale fabbrica nel tale anno, l'altro ha fatto viaggi dall'altra parte del mondo nei tali altri anni. Poi arrivo alle donne della mia famiglia, lei dice, le donne della mia famiglia. Dice, beh, delle donne della mia famiglia, dice, io ho trovato solo fiori secchi dentro i libri che leggevano. Aveva trovato i fiori secchi, queste erano le loro tracce. Poi allora mi sono rivolta agli uomini della mia famiglia chiedendo, ma che cosa ti ricordi di Tizia, della zia? Gli uomini della mia famiglia mi rispondevano tutti così. Cioè, le signore, che Dio le benedica. E più in là non andavano. Cioè, le donne non hanno storia. Prima dicevo, che significa possedere il controllo sulla propria memoria storica, no? Cosa significa? Significa avere un'immagine. Le donne non hanno un'immagine. Anna Banti ha scritto un bellissimo racconto proprio su questo, su cosa significa non avere la memoria. Il racconto si intitola Le donne muoiono, è ambientato in un'epoca futura e racconta che appunto mentre gli uomini possiedono quella che le chiama una seconda memoria, che si trasmettono di padre in figlio e quindi vivono, sopravvivono, le donne non hanno questa seconda memoria e non hanno niente da trasmettere e quindi muoiono. Perché non avere memoria di sé, della propria storia, significa morire. Ora,
A me è capitato, tu citavi, anch'io ci tengo molto al mio libro sul giudice e il giudice delle donne, perché è una storia assolutamente sconosciuta, invece molto importante, perché le italiane, che sono sempre... sono considerate quelle che hanno raggiunto i diritti più tardi di tutte, che insomma siamo sempre quelle che stanno dietro. Invece nel 1906, anche se solo per all'incirca un anno e anche se solo per 12, mi pare, maestre, ottennero il diritto di voto. Poi appunto intervennero altri giudici che dissero no ragazzi abbiamo scherzato, e quindi le donne italiane hanno dovuto aspettare altri 40 anni mi pare per avere il diritto di voto. Però questo è l'esempio classico di una storia importante per l'Italia, per gli uomini e le donne italiane, che pratica nei libri di storia non esiste. Esiste solo nella storia orale, per fortuna, dico io, che è venuta di moda la storia orale. Ed è così vero che, allora, quando è uscito il libro, è la storia poi di maestre marchigiane, mi telefonò una giornalista per un'intervista e mi disse: ma che emozione, perché io sono marchigiana e nella mia famiglia si è sempre raccontato di questa nonna un po' strana che io avevo, che mio padre, adesso non ricordo chi, insomma, se il padre, la madre di suo padre, non so chi, c'è questa, comunque, questa nonna, questa signora che, cioè, si legò ai lampioni, a un lampione del nostro paese, per chiedere il diritto di voto. Cioè, una storia, come dire, che sembra, che ha quasi dell'assurdo. Cioè, che nel 1906, perché era sempre intorno a quel periodo, appunto, in un paese marchigiano, che fra l'altro allora era una delle regioni più depresse d'Italia, più povere, ci fossero, oltre le 12 maestre che hanno ottenuto il diritto di voto, c'erano signore che nei vari paesi più sperduti si legavano ai lampioni della via pubblica reclamando il diritto di voto. Però se non ci fosse stata questa leggenda familiare tramandata oralmente, se io non avessi scoperto per caso questo fatto, e questa sarebbe rimasta sempre appunto una leggenda orale, poi magari nessuno, neanche questa giornalista, l'avrebbe più raccontata alle sue figlie o ai suoi figli e si sarebbe persa. E quindi in effetti ha ragione Anna Banti nel dire che le donne muoiono, che se non acquistano anche loro questa seconda memoria, le donne muoiono. E non solo loro, per la verità, certo. Ma appunto le figure che non hanno potere di controllo sulla propria memoria. Certo, infatti sono contento che hai parlato un po' anche del giudice delle donne, perché in fondo, come altri tuoi romanzi, anche questo getta luce, fa un quadro, no, di una situazione di fermento anche culturale. Nel caso anche della Briganta, voglio dire, quali altri romanzi all'inizio degli anni 90 si occupavano delle brigantesse o delle brigante? Cioè, non c'erano stati casi in questo senso. Il fatto anche che il giudice delle donne sia ambientato in quell'anno, il 1906, senz'altro è anche un anno fondamentale nella nostra letteratura, perché fu pubblicato Una donna di Sibilla Leramo, il romanzo manifesto, no, del protofemminismo italiano. Quindi c'era un fermento, c'era un impegno in realtà che poi è stato dimenticato. Ovviamente si parla sempre del femminismo italiano come un movimento degli anni 70 che sembra uscito dal nulla, ma in realtà c'era stato un retroterra anche prima. E appunto volevo farti anche una domanda più generale su che cosa significa per te ricreare un ambiente, no? Un ambiente, quando scrivi i tuoi romanzi,
tu ovviamente penserai a ricreare certo un ambiente verosimile, no? Ma in qualche modo anche dovrai fare i conti con la finzione, che è fondamentale, è una regola fissa della narrativa. E i tuoi romanzi hanno sempre una grande apertura, no? Cioè non c'è soltanto un aspetto, no? Il personaggio con il suo aspetto principale, la sua voce, ma c'è anche tutto un contesto importante che spesso, come tu dicevi, si basa su letture che tu hai fatto di manoscritti privati. Per esempio nella Briganta, la stessa figura di Carmine Spaziante, che è il capo banda della banda appunto a cui si lega Margherita, in qualche modo richiama un po' Carmine Crocco che tu raccontavi prima. E allora volevo chiederti per te che cosa significa avere a che fare, sia quando scrivi romanzi storici, ma anche qualsiasi altro genere che tu hai praticato, cosa vuol dire gestire la realtà da una parte e la finzione dall'altra? Allora, non ricordo chi l'ha detto, però sono d'accordo con chi l'ha detto, cioè che il compito del romanziere, della romanziera, è di soffiare la vita dentro i fatti. Cioè, mentre lo storico deve scrivere ciò che sa, poi sappiamo benissimo che l'obiettività nell'oggettività di ciò che insomma di ciò che viene documentato è sempre, come dire, è oggetto di discussione, però comunque gli storici devono fare questo, devono appunto non devono soffiare la vita dentro i fatti, devono certificare i fatti. Anche quando li raccontano, li devono, non possono andare a indagare quello che invece il romanziere, la romanziera deve fare, cioè indagare il mistero dei sentimenti e delle emozioni. Cioè non c'è narrazione se non hai al centro questa voglia, questo bisogno di raccontare, di andare a scovare la sorgente delle emozioni, la sorgente dei sentimenti. Questo è un compito. E quindi chiaramente, insomma, sempre per citare Anna Banti diceva: invento dal reale. Cioè c'è chi narra deve aver presente la realtà, ma deve entrarci dentro, smontarla e rimontarla, secondo anche quella che è una sua visione. La visione di chi narra è molto importante ed è la più diversa, la più un grande scrittore peruviano, Vargas Llosa, dice una cosa molto, molto vera a mio parere, e cioè che esiste una rivalità, un'accesa rivalità fra gli scrittori, lui parla solo al maschile naturalmente, cioè una rivalità fra gli scrittori e i politici. Perché si contendono entrambi lo stesso campo, cioè la visione della realtà. Chi scrive e chi invece fa politica oppure governa intende far prevalere la propria visione della realtà. E quindi c'è come questo scontro fra visioni, fra la visione che è una visione pragmatica di chi fa politica e la visione invece di chi scrive, che è intrisa di come dire, prima parlavo di mistero delle emozioni e dei sentimenti, che però hanno la loro radice nella realtà. E quindi c'è questa
che a me sembra una visione più larga, però sicuramente ai politici sembra invece più probabilmente più confusa, forse insomma non come dire, mentre Vargas Llosa ha tentato di unificare le due cose, perché appunto chi scrive poi si sente diviso un poco fra questo, io mi sento divisa fra questo bisogno di una radice reale, concreta, e il bisogno di inventare, di far sbocciare, di far fiorire, secondo la propria, la mia visione, questa radice reale. Mi sento divisa, penso tanti si sentano divisi. A Vargas Llosa ha tentato di unire le due cose, facendo politica direttamente, proponendosi come presidente del suo paese, poi è stato sconfitto e vabbè, adesso è tornato alla scrittura. Dico per fortuna, perché i suoi libri a me piacciono molto, anche se danno una visione del reale in cui non sempre mi riconosco. Sì. Grazie molte. Maria Rosa, volevo chiederti se sei d'accordo, possiamo accogliere qualche domanda dei partecipanti a questo incontro. Hanno scritto moltissime, hanno fatto moltissime domande, sono molto contento di questo, cercherò di selezionarne alcune. Per esempio, qualcuno ti chiede quanto ha influito sulla tua scrittura il modello della letteratura verista. Naturalmente Verdi, è un modello che mi è molto presente, ma non è proprio il mio modello, sicuramente. È un modello antico, e appunto un modello che è diventato tradizione. E a me piace sempre, come dire, rompere la tradizione, cercare le cose nuove nella tradizione, senza rinnegare ovviamente ciò che della tradizione mi piace e che mi può servire ancora oggi, però appunto tutto ciò che mi riporta a schemi già usati mi rendono un po' insofferente, voglio rompere gli schemi già usati, introducendo ad esempio voci nuove. Sì. Le voci nuove portano visioni nuove. Certo. E poi volevo anche farti questa domanda che ricorre in diverse forme, ma molti si chiedono come si possono appassionare i ragazzi, in particolare alla storia del proprio paese, si chiede, ma anche far appassionare i ragazzi allo studio della storia. Ci sono autori o libri che magari consiglieresti o altre modalità? Non invidio chi ha il compito di fare, perché in realtà anche questo è un bel mistero, come far appassionare, perché la passione o è un moto spontaneo, però si può educare alla lettura, a trovare le proprie verità dentro un libro, ma le proprie. Io posso solo dire che, non so, io ho letto Manzoni quando ero molto piccola, alle elementari. L'ho letto per caso, perché era nella biblioteca di mio padre, l'ho trovato e l'ho letto e mi sono appassionata tantissimo. Mi piaceva soprattutto La discesa dell'Anzichenecchi, con tutte le malefatte che fa. Quindi, quando me l'hanno fatto leggere a scuola, l'ho detestato. Ma perché? Perché era adesso io devo molto ai miei maestri e alle mie maestre, però a volte anche ci sono delle buone intenzioni che alla fine, insomma,
si rivelano un po' perniciose. Ad esempio, la nostra professoressa ci faceva compilare degli schemi sopra tutte le metafore che ricorrevano da pagina tot a pagina tot dei Promessi Sposi. Era una cosa mortale, proprio mortale, che uccideva qualsiasi passione. Per cui io, che avevo amato tanto Manzoni, appunto soprattutto le parti avventurose, l'invasione dei cattivi, a quel punto non ero più interessata, non ritrovavo più niente che mi potesse. Allora è difficile capire come far appassionare, però forse è indagando i bisogni di ciascuno, cioè discutendone assieme su quale può essere, qual è l'argomento, qual è il modo di avvicinarsi alla lettura che può essere più, insomma, è parlandone, sì. Discute. Non vedo, almeno, non mi pare di vedere un'altra maniera. Sì, certo. E volevo poi invece cogliere queste due domande molto simili sul brigantaggio femminile, tornando proprio alla briganta, perché qualcuno chiede se appunto le donne briganti possano essere considerate un primo esempio di presa di coscienza nelle proprie capacità da parte di giovani donne analfabete, e invece poi si chiede anche se nel brigantaggio le donne avessero invece una posizione subalterna rispetto agli uomini, oppure appunto anche qui potessero avere un'autonomia, una consapevolezza. Sono vere entrambe le cose, perché è vero che molte donne parteciparono in aiuto, in appoggio ai loro uomini, però è anche vero che invece c'erano molte donne che rivendicavano. Allora, io nel romanzo scrivo una frase che, anzi, un critico letterario nel recensire il libro disse: qui si vede lo zampino della Cutrufelli, cioè lo zampino femminista della Cutrufelli. E si sbagliava, perché quella frase io l'ho trovata all'archivio storico, nel faldone sul brigantaggio meridionale, nei processi, negli atti dei processi. E c'era questa donna, che era una contadina calabrese, appunto del 1862-63, che al giudice che le diceva, appunto, chi è tuo marito, a seguito di quale uomo sei entrata nella banda, lei ha risposto: io sono briganta, non donna di brigante. Sì. Questa è una contadina calabrese della seconda metà dell'Ottocento. Questo significa rivendicare una scelta. Ora, adesso non voglio fare cose anacronistiche, parlare di, però è vero che la coscienza di sé non è soltanto della nostra epoca, è una voglia, un bisogno che attraversa l'umanità in tutte le epoche, e quindi io l'ho proprio colta. Certo, forse il critico in una cosa aveva ragione, che solo un occhio esercitato a vedere questo, cioè il bisogno di un'autonomia femminile, ha messo in rilievo, ha tirato fuori quella frase da tutti gli atti di questi interminabili processi. L'ho vista subito, me la sono appuntata e l'ho messa nel mio romanzo, perché sono stata grata a quella contadina calabrese che nel 1800, adesso non ricordo se era, forse il processo era 64, 1864-65, l'aveva detta, perché significa che allora non è che
le donne improvvisamente si sono svegliate. C'è una lunga storia alle nostre spalle. Dovremmo avere una seconda memoria. Certo. Benissimo, grazie. E volevo anche cogliere l'occasione per farti tre brevi domande. Ovviamente una chiede se hai un periodo storico prediletto. Ovviamente i tuoi romanzi storici sono così vari anche, no, nella collocazione, nell'ambientazione, però non so se c'è un periodo storico che privilegi o prediligi. Non ti sento, ti ho perso. Vabbè, rispondo. Sì, ora ti ho ritrovato. Sì. No, okay, no, grazie. Sì. No, ho capito, però appunto io non privilegio un momento storico, privilegio le persone, i personaggi. Ci deve essere quello che mi attira, che mi stimola alla scrittura, è il personaggio. È quando sento appunto, erano quelle le foto di quelle brigantesse che mi attiravano. Per il saggio storico è un'altra cosa, quello rispondeva a un bisogno del momento mio, certo. Ma per la narrazione erano quelle donne, volevo saperne di più di quelle donne, così per le maestre marchigiane che ottengono il diritto di voto, volevo saperne di più di loro. Certo. come ce l'avevano fatta, come erano rimaste poi dopo, quando sono state deluse dall'esito finale, Olympe de Gouges, era di lei che volevo sapere, non tanto della rivoluzione francese. Sì. E poi colgo l'occasione per dirti che il pubblico chiede una ristampa cartacea della Briganta, perché appunto fanno notare che non si trova più in edizione cartacea. Sarà prevista una riedizione del romanzo? Lo spero ardentemente. Anche io, sì. Romanzo lo spero necessario. Perché la briganta, quella contadina calabrese, se lo merita. Esatto, è vero. E poi ho ancora una domanda, forse anche questa un po' tecnica, diciamo, per un narratore, appunto, per uno scrittore ancora di romanzi storici, secondo te è meglio un finale aperto o chiuso in un romanzo storico? E dipende da quello che vuoi dire, da qual è la molla che ti è scattata dentro. E quindi non è una risposta che ha, cioè è una domanda che ha risposte diverse a seconda di quello che vuoi fare. Non c'è una risposta netta, precisa, uguale sempre. In fondo il giudice delle donne ha un finale aperto, mentre invece Olympe de Gouges ha un finale chiuso, purtroppo, con la ghigliottina. E quindi dipende dalla storia che narri e dal senso anche che vuoi dare a questa storia. Sì. Poi qualcuno chiede anche se hai mai pensato di trasformare un suo scritto in un film, ma io penso che Le complici, tratto da Complice il dubbio, è stato fatto un film, vero, da quel romanzo, pare. Quindi insomma c'è anche, certo sarebbe interessante anche avere un film, forse anche di un romanzo storico dei tuoi, sarebbe molto bello, ecco, sì. Sì, però appunto questo non mi pongo mai il problema, perché in fondo sì, ogni tanto anche quando è stato tratto il film da Complice il dubbio, la regista mi chiese se volevo partecipare alla sceneggiatura e io dissi di no, perché è un altro tipo di lavoro. Io capisco, cioè, tanti scrittori e scrittrici l'hanno fatto, continuano a farlo. Per me personalmente, quindi forse, non so, è un mio limite oppure è una mia scelta, non lo so. Però è un lavoro così diverso, bello, perché
per certi versi, cioè presuppone anche una collettività di scrittura, mentre a me piace, amo scrivere in solitudine, per cui Certo. le due cose non si conciliano bene, però certo se qualche regista vuole, ne sono ben felice. Non, Sì. Vedo che siamo arrivati, forse possiamo avere qualche minuto in più, magari forse per qualche ultima domanda. Alcune sono domande a cui in parte hai già risposto, sul, per esempio, il rapporto tra realtà e finzione, vedo. E una domanda era invece interessante sulle donne, no, della nostra generazione. Mi chiede questa partecipante o questo partecipante, dice che le donne della nostra generazione hanno avuto l'opportunità di identificarsi in donne valorose, come quelle, di cui lei parla nei suoi libri. È difficile che le giovani di oggi si identifichino nelle stesse donne. A suo avviso, quale donna contemporanea potrebbe essere un punto di riferimento per le giovani di oggi? Beh, direi che non c'è che l'imbarazzo della scelta, insomma, ce ne sono, dipende da quale strada intendi seguire, qual è la tua, cioè se vuoi appunto, se vuoi fare la scienziata, se vuoi fare la scrittrice, se vuoi fare la donna politica, Certo. però la cosa, a differenza, la mia generazione non aveva molti modelli e invece la cosa positiva, la cosa che mi dà speranza è che le giovani di oggi hanno a disposizione molti modelli, anche da trasgredire, perché i modelli non è detto che siano modelli da seguire pedissequamente, sono dei punti di riferimento da cui puoi discostarti, che puoi anche negare, cioè puoi anche contestare, insomma. Quindi in questo senso le giovani di oggi hanno conquistato un pezzetto di libertà in più rispetto alla mia generazione, questo sicuramente. Sì, benissimo. E anche una domanda è rivolta proprio alla pratica della scrittura e si chiede che cosa consigliare ai ragazzi, no, che vogliano cimentarsi nella stesura di un testo narrativo, che magari siano principianti in questo mestiere della scrittura. La cosa da consigliare è la perseveranza, Certo. che non è che tu ti metti lì, scrivi due cartellette e poi ti consideri uno scrittore o una scrittrice. Quello che diceva Hemingway è sempre valido, cioè l'1%, adesso non ricordo se era proprio l'uno nella valutazione di Hemingway, ma non era sicuramente più del 2%, è l'ispirazione. Il 90% diceva è traspirazione, cioè sudore, cioè fatica. E quindi questa è la prima cosa da mettere in conto, cioè è una fatica, cioè ti devi, quando mi chiedono sempre com'è la giornata di uno scrittore, io dico, di una scrittrice, dico a vederla da fuori di una noia mortale, perché mi siedo alle 9 del mattino al mio computer, mi alzo all'una per fare per mangiare qualcosa, alle 2 sono di nuovo lì e fino alle 7 non mi rialzo. Quindi vedete voi, è altro che traveo, insomma, bisogna, posso dire una parola un po' poco ortodossa? Bisogna avere il culo di piombo. Posso dirlo? Senz'altro. No, è vero, la traspirazione, cioè il sudore, la fatica, è quello che al di là dell'ispirazione, che l'ispirazione coincide con il talento e questo si ha o non si ha, però la fatica comunque c'è, sia che tu ce l'abbia il talento oppure no. Certo. E volevo farti una domanda, se puoi brevemente commentare, perché nella presentazione iniziale dicevo che l'anno scorso è uscito il tuo ultimo romanzo, L'Isola delle Madri, che è un romanzo
di fantascienza, un romanzo distopico, un romanzo che sembra divergere, no, anche dai generi da te praticati. Però mi chiedevo, in realtà, qual è il rapporto, no, che c'è tra il genere storico e questo genere apparentemente così antitetico, no, della fantascienza? Uno si occupa del futuro, l'altro si occupa del passato. Eppure il futuro credo che si immagini solo grazie al passato, un po' per il passato che abbiamo esperito, un po' per quello che abbiamo studiato, come si può... Parlavi anche a lungo nella tua presentazione, nella tua relazione sulla documentazione, no? Necessaria non solo al romanzo storico, ma anche a qualsiasi altro romanzo, come tu hai detto, qualsiasi altro genere. Immagino anche per l'Isola delle Madri ci sia stato un problema simile. E volevo sapere se potevi brevemente fare un punto su questi due generi così antitetici, ma che in realtà poi si avvicinano per certi aspetti. Assolutamente sì, cioè come dicevo prima, se non hai memoria di te, ma se non hai memoria del mondo, non puoi neanche immaginarti il mondo futuro. Quindi senza memoria non esiste neanche futuro. E adesso mi pare che fosse Raymond Baudet a dire che il futuro sverna nel passato. È un'immagine bellissima e molto vera, cioè non puoi... ma questo, ecco, questa è una cosa politicamente molto importante, cioè se tu non hai una visione del passato non puoi neanche progettare un futuro, ma devi avere una visione e quindi anche un giudizio sul passato, quindi capire come fai appunto a immaginarti che cosa significa un futuro verde, cioè una nuova ecologia, se tu non sai tutti i mali che ha portato una vecchia idea di sviluppo? Come puoi progettare, programmare o anche soltanto immaginare un futuro diverso? Non è possibile. Quindi è vero appunto che il futuro sverna nel passato, assolutamente, e un po' è quello che è successo anche con questo mio ultimo romanzo, perché è appunto ricordando il passato che mi raccontava mio padre, che appunto è stato uno dei primi in Europa a studiare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra, ricordando quello che quando ero piccola lui mi raccontava, io mi sono immaginata il mondo futuro che racconto. Certo. Bene, vedo che siamo arrivati alla fine, ma io sono molto grato per anche questi minuti extra che ci hai dedicato. Ho visto anche tra le domande qualcuno si chiedeva, quando avevo parlato nella presentazione del progetto dell'antologia a cui avevi partecipato, appunto il titolo, volevo ricordarlo, A casa degli scrittori, edita da Einaudi Scuola quest'anno, un'antologia di Guido Rizzi, Roncoroni, Galli, a cui hanno partecipato appunto Maria Rosa Cutrufelli e altri scrittori contemporanei per avvicinare i ragazzi alla lettura, ma anche per presentare alcuni generi letterari che non sono morti, tutt'altro, e per anche dimostrare come appunto la letteratura sia ancora viva e come gli scrittori contaminino i generi, perché spesso in uno stesso romanzo si possono trovare anche 3-4 generi, specialmente negli ultimi anni o nell'età postmoderna. Questa è una tendenza tipica della narrativa che si arricchisce continuamente. E quindi volevo ringraziare particolarmente Maria Rosa Cutrufelli per questa relazione veramente molto stimolante, piena di idee, e anche per averci riparlato della Briganta, questo piccolo romanzo, come lei l'ha definito, ma in realtà un capolavoro, e anche, io direi, forse, anzi di sicuro, un classico della letteratura storica al femminile, non c'è dubbio, un romanzo veramente bello che tutti noi vogliamo di nuovo in stampa, in formato cartaceo. Allora io colgo l'occasione per salutarvi. Volevo ricordare soltanto l'altro evento che sarà sempre nell'ambito della lettura al centro il 31 marzo,
Paolo Cognetti parlerà invece della narrativa di formazione, si chiederà se la narrativa di formazione sia cambiata. Volevo appunto salutare Maria Rosa Cutrufelli, ringraziarla ancora, e quindi possiamo lasciarci. Grazie a voi, grazie. Matteo Billeri, grazie a tutti quelli e a tutte quelle che ci hanno ascoltato. Grazie, a presto.